Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Milan Inside, benvenuti invece ai nuovi. Oggi ragazzi, oggetto del video, la questione delicata dei rinnovi, facciamo un po' di chiarezza, ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina in descrizione qui sotto, tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo del sito internet www.acmilaninside.com. Ultima cosa, ultima precisazione, ringrazio Alfonso per avermi citato nel suo video e ricambio i saluti. Allora, questione rinnovi. Ora come ora, a tenere banco sono i rinnovi di 5 giocatori del Milan, precisamente Kessié, Romagnoli, Theo, Bennacer, Leao. Andiamo con ordine, partiamo da quella che è la trattativa, il rinnovo più complicato, più chiacchierato e anche più difficile da concretizzare, da realizzare, che è quello di Kessié. Allora, qui la situazione è stata sviscerata, spiegata in tutte le sue sfaccettature. La questione è molto semplice. Atangana sa che Kessié è il suo assistito numero uno e se non ci guadagna da lui, non ci guadagna praticamente da nessun altro dei suoi assistiti perché sono dei giocatori di medio livello, insomma. Continua ad ogni incontro a chiedere sempre di più. Siamo arrivati ad una richiesta di 8,5/9 a fronte di un'offerta del Milan e dalla quale il Milan non si sposterà, di 6,5 che verrebbero anche superati con i bonus. Distanza di 2 milioni, distanza ad oggi difficilmente colmabile. È molto probabile che arrivati a questo punto, che sì, l'anno prossimo vestirà un'altra maglia, che non sarà quella rossonera. È accertato che dietro Kessié ci siano pressioni derivanti da altre squadre che lo vorrebbero ingaggiare a zero. Nell'ultimo periodo forse si è un po' defilato il PSG e sono soprattutto le inglesi a pressarlo maggiormente. E quindi, a meno che di una clamorosa decisione di un clamoroso dietrofond del giocatore, diremo addio a Kessié. Dispiace, questo è chiaro che dispiace, però tant'è. Un altro rinnovo del quale si sta parlando più in ottica agente del calciatore in questione che peraltro è quello di Romagnoli, che anche qui la situazione è molto chiara. Romagnoli vuole rimanere. Non è vero che ha silurato Raiola, però gli ha fatto ben capire che lui vuole rimanere e che deve trattare e fare di tutto per farlo rimanere. Lui accetterebbe i 3,5 offerti dal Milan a fronte dei 6 attuali. Ha ben capito anche la questione delle ormai stabilite gerarchie per quanto riguarda i difensori centrali, sa di essere di fatti la terza scelta, accetta tutto e quindi lui vorrebbe che si facesse di tutto affinché rimanga, insomma, per rimanere. Raiola qui ha un po' con le mani legate. Il Milan ha anche precisato che non fa alcun tipo di pressione per escludere alcun agente per la questione rinnovi e niente, quindi è molto chiara la situazione, è questa, Alessio vuole rimanere e pare che si vada verso una
soluzione positiva della trattativa. Piccolo NB, piccola nota bene della questione che sia, a giorni dovrebbe esserci l'ultimo, se non definitivo, incontro per la questione rinnovo. Andando avanti, che sia quello che al momento è l'unico ad avere delle note negative, Romagnoli già ne abbiamo parlato. Ora affronteremo altri tre rinnovi che non sono immediatissimi come scadenza, ma su quali il Milan si vuole, giustamente, aggiungo, tutelare, e che sono Theo, Bennacer e Rafa Leão. Allora, su Theo Hernandez, quello su cui c'è una maggiore fretta, non per altro che praticamente è addirittura d'arrivo un cambio di agente con Deo, sul quale ha messo gli occhi proprio Raiola. Quindi viene da sé che è il Milan, è l'attuale agente di cui al momento mi sfugge il nome, di Hernandez, vogliono chiudere al più presto la questione rinnovo, che più che un rinnovo è un prolungamento del contratto, perché Theo, Bennacer e Leao scadono tutti e tre nel 2024, però è chiaro che vorrebbero prolungarlo al 2026, quindi avere un margine di sicurezza di 5 anni, aumentando gli stipendi a tutti e tre, a Theo precisamente raddoppiandolo, e quindi da 2 a 4 milioni. Quello più vicino invece dei tre è Bennacer, che anche lui al momento guadagna 1,5. Su Bennacer glielo vogliono sia aumentare che prolungare chiaramente fino al 2026, come detto prima, e in più vogliono togliere la clausola da 50 milioni, che se da un lato rappresenterebbe per il Milan una plusvalenza nettissima, perché Bennacer è stato pagato intorno ai 10, dall'altro, se il giocatore dovesse esplodere definitivamente, sarebbero pressoché pochi. E quindi è chiaro che il Milan vuole avere il pieno potere eventualmente nella trattativa, in una trattativa. Invece, per quanto riguarda Rafa Leão, la questione di Rafa Leão è un po' più non complicata, è un po' più da argomentare, nel senso che lui, a differenza degli altri due, anche se Teo arrivò per una ventina di milioni, lui è arrivato con le credenziali del campione assoluto e le prime due stagioni non ha fatto benissimo. Questa sta andando molto meglio, il suo valore è aumentato. Lui è arrivato al Milan da Lille per circa 23 milioni, il suo valore al momento è praticamente raddoppiato e Milan si vuole tutelare. Anche lui guadagna circa 2 milioni e Milan ne vorrebbe offrirne 4 fino al 2026. È chiaro che alla base di tutto ciò c'è l'aver imparato dai propri errori, perché Milan sa di aver commesso l'errore nelle precedenti trattative, non nell'aver offerto un tot e non averlo superato, ma nell'aver sbagliato nelle tempistiche, nei tempi, nel non aver affrontato tempestivamente la questione rinnovi ed essere arrivata agli ultimi mesi con l'acqua alla gola praticamente. Ecco perché si vogliono già avviare da ora per questi tre ragazzi in scadenza nel 2024. Ripeto che sì, è molto probabile che se ne vada. Romagnoli, scadenza 2022, molto dipenderà, abbiamo detto, la sua volontà è quella di rimanere, quindi farà modo e maniera per rimanere. Mentre per Hernandez, Bennacer e Leao le sensazioni sono positive. E niente ragazzi, questa è la situazione, abbiamo fatto chiarezza. Io spero sinceramente che
l'esito positivo ci sia per tutte e cinque le trattative, anche perché sì, perché nonostante si sia posto in una posizione un po' antipatica ai nostri occhi, però è innegabile che sia un giocatore forte. Mi auguro che possano concludersi tutte e cinque in maniera positiva. Con questo io vi saluto, vi ringrazio. Vi ricordo gentilmente di mettere un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e il sito www.acmilaninside.com. Ciao ragazzi, vi ringrazio e sempre forza Milan. Ciao ragazzi.